Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Speriamo che state tutti bene. Facciamo questo video molto molto veloce perché ieri sera c'era stata messa sui giornali un'offerta importante, mostruosa del Newcastle per Sandro Tonali. Un'offerta di circa 60 milioni di euro, oppure anche c'era anche chi ha detto 70 milioni di euro. Questa notizia è stata messa a luce da Sport Italia. L'offerta è di circa 6-7 milioni di euro per il giocatore. È un'offerta mostruosa per Tonali. Sappiamo che Tonali è molto legato al Milan. La trattativa potrebbe iniziare se Sandro Tonali eventualmente accettasse di andare al Newcastle. Sandro Tonali, che adesso è impegnato con l'Under 21, in quale sarà il capitano dell'Under 21 dell'Italia. Fino adesso non ci sono certezze né ufficialità dell'offerta del Newcastle per Sandro Tonali. Aspettiamo e vedremo cosa succederà. Però sicuramente Sandro Tonali ha sempre espresso l'amore verso la maglia del Milan, e quindi noi ci teniamo stretti alla sua volontà di restare al Milan a vita. Altra notizia che è uscita anche ieri sera è sull'eventuale trasferimento di Chukwueze del Villarreal, che il Milan sta provando ad arrivare al giocatore. È uscito ieri da Sky, direttamente da Di Marzio, che il Villarreal chiede 40 milioni di euro, cifra mostruosa anche quella, che il Milan fino adesso, stando a quando dicono i giornali, il Milan è arrivato a un'offerta di 17 milioni più 3 milioni di bonus. Una trattativa molto importante, è difficile, però il Milan ci sta provando. È una trattativa che secondo me è un giocatore molto molto interessante, però è difficile arrivare a certi numeri, come ad esempio 40 milioni di euro il Milan potrebbe andare anche su altri giocatori. Quindi è tutto per questo video, è un video molto veloce per aggiornarvi a tutti voi della situazione di Sandro Tonali. Se ci saranno delle novità faremo un altro video per approfondire un po' sull'eventuale offerta del Newcastle e se Sandro Tonali accettasse di andare al Newcastle. Grazie, se vi è piaciuto questo video mettete un like, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale. Grazie e sempre forza Milan. Resta con noi Sandro.